E nasce dalla collaborazione fra la parrocchia di San Pietro Apostolo qui a Cassino con l'associazione Largo a Don Bosco e la Filodrammatica Don Bosco, tutte associazioni e gruppo teatrale che collaborano da sempre con la comunità parrocchiale. Il Presepe Vivente, che quest'anno si svolge nei giorni 27 e 28 dicembre, 27 nel pomeriggio e 28 tutta la giornata, vede la partecipazione di tanti figuranti che hanno dato vita a una Betlemme dei giorni nostri. Quindi troviamo varie botteghe, la casa di Erode, la scena immancabile della Natività e anche il mercato, fino poi ad arrivare in fondo, dove un sottofondo natalizio crea l'atmosfera. La sera. L'idea è questa, cioè l'obiettivo è questo, di non lasciare cadere le tradizioni, innanzitutto, e soprattutto quello di coinvolgere il maggior numero possibile di persone che, facendo questa esperienza, vivono il Natale in maniera più coinvolta, diretta, e non solo per sentito dire oppure come una cosa d'altri tempi. All'iniziativa del Presepe Vivente arriva a coinvolgere più o meno 70-80 figuranti che si alternano grazie a dei turni, perché magari per qualcuno, essendo dei giorni infrasettimanali, non è possibile stare tutto il tempo, però con una sapiente organizzazione, una sapiente turnazione, tutte le botteghe e anche tutto l'ambito del presepe viene coperto. E così dalle 14 di oggi fino alle 19 di domani chiunque visiti il presepe può avere accoglienza, disponibilità, risposta alle sue domande. C'è anche il tentativo di recuperare alcune tradizioni, per esempio ci sono alcuni oggetti fatti da un artigiano locale a mano che riproducono carretti, giochi per bambini, oppure anche persone che filano la lana, proprio per riprendere l'idea degli antichi mestieri, un po' tutto perché la tradizione possa essere trasmessa anche alle giovani generazioni, altrimenti in qualche modo non facciamo quello per cui viviamo, cioè trasmettere a chi verrà dopo di noi il tesoro che noi abbiamo ricevuto, la nostra fede, la nostra tradizione, le nostre radici. Ma la difficoltà non è nell'organizzare, la difficoltà forse è nel coinvolgere un po' le persone, anche perché il messaggio cristiano non è che passa molto. È nato come idea in contrapposizione a tutti i villaggi di Babbo Natale, soprattutto per far capire che la Natività è Gesù Cristo, Gesù bambino, anche se Babbo Natale ha la sua importanza. Però ecco, villaggio Betlemme nasce proprio per un messaggio prettamente cristiano, evangelico. Oggi Beh, oddio, partecipare a questi eventi è bello,
Innanzitutto si sta insieme, si condivide, si fa un'esperienza diversa dal solito. Non è che tutti i giorni siamo qui in costume, è anche un modo per rivivere l'esperienza della natività, ma soprattutto è un modo per stare insieme, è un modo per condividere, per rendere partecipativa anche la comunità, che altrimenti non si incontrerebbe. Sì, infatti in momenti di incontro diventano sempre meno, sono sempre meno, e quindi è un modo per fare festa tutti insieme, coinvolgere anche. Allora, serenità e tranquillità, sia per fede religiosa sia perché ci si trova proiettati in un contesto storico diverso dagli affanni e dalla fretta di tutti i giorni. È un'altra realtà. Come dice la mia collega? Bellissimo, una bella esperienza. Sono abiti di un'epoca. Fa un po' di così. Trova il capo. Trova il capo. Ah, ecco. Ci sono molto adattagliate, donne più in testa. Dica? Ma voi siete rispettoso, No. Cervaro. Tu vieni da Cervaro. Ma sei proprio un signore rispettoso. E c'è una ballata là? Da sola, così ci mettiamo a ridere. Sicuramente Pompei. Se volete venire a sentire il profumo delle nostre spezie. No? No, non sono io. E chi l'ha fatto? Le vitelle sono un pochetto meglio, le fanno lì, questo è il pane alzo. E non sa tanto il pane alzo. Va bene, però va bene, perché non fai conto. Che significa? Abbiamo fatto le tartine. È nato Gesù! A parte il bravo, non venite. Questa è roba del nostro orto. Stamattina abbiamo raccolto per portare in questo bellissimo villaggio. Quella dama. Voilà.
Aspetta, dobbiamo andare a chiedere gli altri coglioni. Sì, ma io sto cercando il vestito. Aspetta, prendiamo. Io c'ho due signori centrini. E quando è nato? Quando è nato? È bella! È bella! Ma come sei? Sei bella! Bravissima! Questa la devi... Ma mica è variato? Questo qua era tutto buco. Vorrei far bello voi, no? Andiamo a farci il giro, torniamo. Sta bene pure su. Vedi che stai qua? Da fare oggi? Da fare. Sta a fare il guardiano, Francesco. Sta a fare il guardiano. Bravo. Sembra qualche terrorista. E dove ci stavano i gladiatori? Non è uscito bene. Dall'anno scorso. Sì. 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 Sì.
Qua c'erano i cucchiarini. E hanno messo le forchette. We know.
guarda, si vede quasi tutto. Non riesco! Ma no, ma mamma, ma che? Ma te c'è qualcosa? Perché tu che tomi la bomba gli chiedi l'acqua? Un bicchiere di vino, l'acqua? L'acqua, l'acqua fresca. Ed è qua, allora l'acqua qui. Panettone? Che luce, eh? Anch'io ho parlato là, però. Ma sì. Ma